La seconda cosa è l'individuazione del target e del profilo, però fatto in modo diverso, non più, sì certo, ancora come età, professione, reddito, sesso, ma soprattutto il behavioral marketing, il comportamento del cliente, quindi dove va. Noi possiamo tracciare il comportamento dell'utente, cosa che non è possibile fare con nessun altro strumento. Immaginate, Google Analytics ti fornisce dati che non avresti mai pensato di poter avere, di poter utilizzare, per poi investire nel modo giusto, nel modo corretto ed avere un alto ROI. Infatti la rete può contare su strumenti consolidati per l'individuazione del target di riferimento e il calcolo dell'efficacia delle campagne pianificate, quindi sia a pagamento che non, perché ci sono anche campagne, ci sono campagne AdWords, per esempio, per citarne uno, però per chi non conosce magari qualche termine chiedete pure, perché io ho cercato di farla semplice questa presentazione, ma in alcuni casi non è proprio facilissimo tradurre il linguaggio della rete, che è molto particolare, in un linguaggio più semplice, in un italiano corretto anche, perché non lo è, cioè usare tutti questi termini complicati non è bene, però ecco, scusate, ma non è neanche semplice rendere il tutto insomma comprensibile ai più. In realtà la rete in sé è uno strumento molto molto facile. Siamo noi marketer che lo rendiamo complicato per far sì che dobbiate poi rivolgervi a noi per fare la promozione. Ora, questo, insomma, questa poteva essere una battutina, però in realtà è un po' così, perché il social marketing, il sociale, ma insomma il sociale sappiamo tutti che cos'è. Il sociale è fatto in rete, molto semplice. Poi il web 2.0, certo, ma con cautela, perché anche il web 2.0 c'è differenza, c'è Wikipedia, c'è TripAdvisor, ci sono i social network e anche questo lo vedremo più avanti. Altro focus dei nostri resort, l'importanza del territorio. E i clienti del territorio e degli alberghi e degli agriturismi limitrofi, e questo lo sa bene il dottor Minuzzi, e sono veramente molto importanti per noi, perché ci vendono il nostro prodotto. Infatti con loro abbiamo attuato una strategia di promozione congiunta online, con link, con presenza nei loro siti, e a breve questa attività si evolverà e diverrà un vero e proprio strumento di vendita online, con un booking online della SPA dedicato ai nostri colleghi e amici. Quindi insomma questo è veramente importante, perché ti aiuta. Senza il territorio non ti puoi promuovere. Noi siamo una SPA, siamo una realtà del territorio, esistiamo grazie al territorio e non puoi farne a meno. Secondo step, e anche qui ripeto grazie, ma è importante, oggi i nostri competitor non sono nella porta accanto, certo sì, ma le regioni dell'Austria, della Polonia, dell'Ungheria, Repubblica Ceca, insomma per citarne alcuni, attuano una massiccia campagna di promozione off e online. Come possiamo competere da soli? È impossibile. Per cui le istituzioni possono darci una grossa mano, cosa che state facendo. Devo dire, l'ultimo anno ho visto un'evoluzione in questo senso e speriamo che si vada avanti così. Quindi anche noi dovremmo essere sinergici, perché è una cosa che non si fa mai. In Italia è difficilissimo, ma è ciò che fanno i nostri colleghi all'estero. Perché lasciare che le regioni dell'Austria, del benessere, ma quante ce ne sono anche in Italia che si promuovono e che prendano i nostri clienti? Facciamolo insieme, promuoviamo intanto le nostre aree, le nostre regioni, e poi verranno anche i clienti da noi. Perché secondo me, e posso anche, la ripresa è nel benessere, non nel settore alberghiero. Cioè i settori specifici,
potranno ripartire prima degli altri. Poi la natura e la valorizzazione delle risorse naturali. Siamo spa, quindi ogni spa ha le sue caratteristiche. Noi per esempio abbiamo le acque, certamente come la maggior parte di voi, la grotta, il lago sotterraneo di Grotta Giusti, il paesaggio, prodotti tipici, la regione toscana è ricca di prodotti tipici e non solo, e poi la qualità della vita, scusate se poco, venite e imparate a vivere, perché questo lo fai solo in Italia. Le spa sono anche lifestyle, relax, benessere, amarsi, coccolarsi, pampering. Il web marketing web 1.0, ho fatto un accenno prima, che cos'è? Molto semplice. Prima cosa, reperiti e trasparenza. I canali di distribuzione e vendita devono avere prezzi uguali. Una rate strategy non coerente e trasparente genera incertezza nell'utente. Infatti, cosa succede? Che se io trovo prezzi diversi in portali differenti, diversi, dubito della serietà della struttura. Cosa diversa al nostro sito, magari sì, qualche scontino in più ci può anche essere, ma nei vari canali dobbiamo avere la stessa tariffa, la trasparenza, perché credetemi, nasce questo dubbio, nasce l'incertezza e nel dubbio optano per una soluzione diversa. Strategia di vendita. Ecco, io poi ho anche preso qualche citazione Ubi Maior, scusate, ma è sempre utile imparare dagli altri, anzi è indispensabile, e io nel mio quotidiano cerco di tenermi aggiornata, insomma ci sono alcune ricerche che sinceramente vale la pena citare. Quindi arricchire di contenuti la nostra presenza in rete, quindi con immagini, descrizioni, tariffe, questo è molto importante, perché non dobbiamo solo noi parlare in termini di prezzo. Infatti le agenzie online sono, per fare un esempio, Booking.com, Expedia, Travelocity, gli IDS, che sta per Internet Distribution Systems, sono spesso utilizzate come veicolo di informazione, vedremo ecco più avanti come, non solo prezzi, ma contenuti e tanto tanto valore aggiunto, che è intrinseco alla spa. Noi siamo un valore aggiunto perché abbiamo la spa, abbiamo il benessere. Quindi il travel shopper, questo è un dato appunto della Forrester, impiega in media 29 giorni per la programmazione del viaggio online, quindi quante visite fa, durante i quali effettua 12 ricerche e visita 22 portali di viaggio. Quindi non è che il travel shopper entra nel sito oggi e prenota, ci impiega ben 29 giorni di media. Dati statistici Forrester Research. Strategic linking, ancora 1.0. Tutti i link devono portare al proprio sito. Tutto deve confluire, tutto deve portare ROI. Per cui, certo con poche eccezioni. Il link exchange che usavo un tempo non è una buona strategia, perché lo scambio di link porta l'utente a uscire dal tuo sito. Insomma, alla fine a noi non interessa la visibilità. Questo valeva forse un anno fa, ma la semplice visibilità non è ciò che ci serve per promuoverci, per essere competitivi. Infatti oggi in rete non si parla più di visibilità, ma di durata delle sessioni, quindi sessioni, visite, non visibilità, quindi le hit, le famose hit, non contano. Durata delle visite e azioni. Cosa fa l'utente che visita il mio sito? In che pagina entra? Fa qualcosa? E io posso monitorare questo con gli strumenti che oggi la rete mette a disposizione. Quindi click, call and or book. Il ROI. Cioè, a noi servono le prenotazioni, dobbiamo portare a casa qualcosa. E la rete forse un anno e mezzo fa, due anni fa non ce lo permetteva, oggi ce lo permette.